Ma positivo sicuramente, anche perché vedendo così cerco sempre di guardare i risultati positivi, cioè come non mi ero esaltato del 7-3 col Cesena, anzi appunto con Stefano dicevo che questa squadra non ha ancora raggiunto il suo equilibrio, perché una squadra vince 4-0, 4-1, non vince 7-3, i tre gol sono un campanello d'allarme, e questo si parlava ancora prima che succedessero queste ulteriori partite. Poi analizzando queste ultime tre partite, che sono 10 giorni tra l'altro, uno non può buttare a monte 3 mesi di lavoro, 4 mesi di lavoro per 3 risultati. Cioè io sono sereno perché so chi sto allenando. È un ragazzo e sono dei ragazzi che hanno bisogno di crescere, non hanno l'esperienza del Milan e dell'Inter, perché se noi guardiamo gli amichevoli che facciamo noi durante la situazione, cioè il precampionato in estate, non sono gli amichevoli che fanno il Milan e l'Inter e la Juve, è che questi vanno già in Malesia, vanno in Inghilterra, Hanno una hanno preparazione già. una preparazione anche mentale diversa dai miei. Perciò noi abbiamo sempre reagito dopo che abbiamo ricevuto degli schiaffi. Contro il Milan abbiamo dopo 20 minuti 3-0, 3-1, rimane in partita, un uomo in meno, abbiamo creato e ricreato situazioni si poteva anche vincere la partita, però non siamo stati bravi nel crederci fino in fondo. Contro l'Inter stessa cosa, l'Inter si vede che hanno dei ragazzi più svegli dei miei, cioè, ma svegli non nel senso di, proprio così, di abitudine. Sono partiti, tanta Più indecisione. cattivi forse, nel senso che hanno appunto un'abitudine diversa all'approccio alle partite. Certo, a certi tipi di partite, perché guardiamo l'Inter stessa, la formazione è la stessa che ha vinto il titolo italiano, perciò queste hanno fatto già le finali italiane l'anno scorso. È un gruppo tipo il Cagliari di 2 anni fa, cioè, poi ci sono anche le annate. Il Cagliari di 2 anni fa non è il Cagliari di adesso. E noi stiamo crescendo, sto cercando di far capire anche tramite le sconfitte ai miei ragazzi cosa vuol dire. Io faccio sempre un esempio: un conto è giocare nel Lecce, un conto è giocare nella Juve. Perché io quando giocavo nel Lecce, che dovevo giocare contro la Juve, il Milan, l'Inter, me la preparavo un mese prima questa partita, tralasciando le altre tre. E allora invece questi della Juve invece ogni settimana hanno un test importante, perciò quelli giocatori dell'Inter ormai si sono abituati che ogni settimana hanno dei test importanti e difficili, e giocare contro l'Udinese, giocare contro il Cesena, il Ravenna, sono partite difficilissime, non difficili. Il momento in cui capiranno questo step che oggi ci manca, perché non bisogna prendere lo schiaffo per reagire, cioè bisogna partire alla pari con gli altri. E quando i miei ragazzi, anche con l'Inter, hanno iniziato a fare quello che sanno fare, alla fine è finita 2-1, perché l'ultimo gol, vabbè, è stato può succedere, ma altrimenti finiva 2-1, per noi poi tra l'altro. E allora sono convinto che il lavoro la lunga paga. Questo discorso si farà tra un mese e mezzo, quando saremo al giorno di andata, almeno si crea un attimo una situazione e capisci dove puoi intervenire e dove devi agire per cercare di migliorare il singolo giocatore, che dopo, migliorando il singolo giocatore, si migliora anche la prestazione del collettivo. Sicuramente anche un discorso, si parlava anche prima fuori onda, legato alla difesa, perché mi sembra la tua una squadra molto bella dalla cintola in su, però dietro avete ancora dei problemi di reparto che purtroppo hanno condizionato gli ultimi risultati, vero? Ma diciamo che purtroppo cioè a livello primario non è che vai a comprare il terzino destro e il terzino sinistro, cioè fai crescere dei giovani, ti manca qualcuno, un infortunato, cioè noi abbiamo pagato a carissimo prezzo l'assenza di Matute e di Felipe, perché sono due giocatori per noi, per questa squadra, per la crescita anche dei giovani, fondamentali, perché nonostante io sto inserendo molti 90 per cercare a loro di dare sbocco, perché è il futuro, sono il futuro della primavera dell'anno prossimo. Sono convinto che i giovani vanno inseriti in un contesto vincente, dove hanno sicurezza, dove giocano senza paura, perché c'è una crescita fondamentale. E in questo caso, in emergenza, usi questi ragazzi, cioè, fai giocare questi ragazzi, e a volte, sai, si trovano anche in difficoltà, perché giocare contro l'Inter, uno può agire spavaldo, fa una grande prestazione, e un altro magari è titubante, è impaurito. Allora, cioè, la costruzione mentale è anche importante per questi ragazzi. E poi diciamo che abbiamo tanti difensori centrali,
e non avendo tanti esterni, un po' carenti sugli esterni, ci dobbiamo adattare facendo giocare Isla, magari, che è più centrale, anche giocando. Isla è un ragazzo meraviglioso, cioè, infatti c'è molta curiosità, ecco ti interrompo, scusa, sì, sì, gli utenti chiedono spesso un giudizio, perché hanno poca possibilità di vederli, su tre giocatori in particolare: Isla, Candreva e Laurito, che sono un po' i tre, diciamo, le Candreva fa parte della prima squadra, perché è un 87, fa parte della prima squadra, è venuto giù due volte, è un ragazzo con dei mezzi tecnici incredibili, e, cioè, non lo scopro io, cioè, no, ragazzo, è già a livello, poi under 21, è stato nazionale under 21, è un ragazzo che di grandi prospettive, cioè l'Udinese ha fatto un investimento sicuramente importante. Isla è un ragazzo, nella sua nazionale è un centro titolare, anche sì. Ricordiamo, in Cile è titolare della propria nazionale, per cui insomma un gioca giovane, poco gioca poco, però insomma titolare per nell'under 20 è titolare ed è stato convocato anche nella nazionale di prima squadra. È un ragazzo duttile, perché sa far tutto e di un'intelligenza incredibile a livello tattico. Io adesso l'ho usato un paio di partite anche sugli esterni, anche perché mister Marino, anche lui lo sta utilizzando, forse per fargli conoscere il ritmo, per fargli, insomma, anche lui parla poco l'italiano, deve imparare l'italiano, insomma è arrivato, ci vogliono i 6 mesi soliti di adattamento per cercare di capire anche la mentalità dal Sud America alla mentalità europea, è il giorno e la notte, anche come ritmo, come loro sono molto, gli piace la giocata semplice, bella, sempre curata nei particolari, invece qui in Europa c'è molta aggressività, c'è molto ritmo. Ti fanno ragionare. E allora lui deve entrare anche in questa mentalità, in mezzo al campo se perdi palla subito sono in porta questi. E allora anche mister Marino sta lavorando molto sotto questo aspetto, però di grandi prospettive. Laurito per me è l'attaccante del futuro dell'Udinese. È stato sfortunato l'anno scorso in questo infortunio serio, che però secondo me è stato per lui un infortunio che gli ha fatto capire cosa vuol dire il sacrificio, il lavoro, perché è sempre lì che mi chiede: mister, andiamo, finito l'allenamento, andiamo in palestra. Ha capito determinate cose. L'anno scorso non aveva questa maturità, anche forse perché ha portato la ribalta troppo così facilmente, perché era pupillo di mister Galeone, se non ricordiamo, sì. E nelle amichevoli faceva gol, però è un ragazzo che con il lavoro sicuramente diventa un giocatore per me, il futuro, lui è il futuro secondo me dell'Udinese. Bene, non tralascerei Sissoko però. No, sicuramente, che se ripercorre le orme del fratello siamo veramente. Quest'altro è un altro ragazzo di grandi prospettive, poi è genuino, intelligente, anche se ultimamente è un po' testone, perché stiamo subendo reti anche per la sua testardaggine, perché io gli sto insegnando una cosa e lui ogni tanto si lascia andare a sue giocate e ci stanno penalizzando, però meglio sbagliare adesso che sono giovani, almeno abbiamo il tempo per correggerli e per portarli a dargli a mister Marino in grande condizione. Sicuramente le prospettive sono enormi. Parleremo per ore con Vanoli e con Stefano Martorano di questo, ma speriamo che ce ne sia un'altra occasione a breve per continuare il discorso preso. Per noi oggi il tempo è terminato, ringraziamo appunto il mister della Primavera Rodolfo Vanoli della sua presenza qui. Grazie. Saluto a tutti, grazie a voi per essere ospite vostro. Grazie a Stefano. Grazie a voi ancora. Grazie chiaramente a tutti i telespettatori, a Monica Tosolini per i testi. L'appuntamento alla prossima settimana, sempre con Udinesismi, mercoledì alle 12:30 su Tele4.